Ciao ragazzi, rieccoci qua dal punto in cui ci eravamo lasciati come promesso, quindi riprendiamo l'episodio di Doki Doki da dove ci siamo lasciati. E via! Non ci posso credere, Natsuki domenica verrà a casa mia? Anche se avrei preferito dare una mano a Sayori. La mia ansia schizza ancora le stelle. Ormai credo di essermi abituato a gestirla, ma chissà cosa potrebbe accadere una volta al di fuori delle mura scolastiche. Mi ha perfino detto che non vedeva l'ora. Scuoto la testa. Perché mi sento nervoso al suo pensiero che Sayori possa scoprirlo? Non proviamo mica quel tipo di sentimenti l'un... È senza speranze questo tipo, senza speranze. Adesso è domenica? Mi sento sempre più in ansia per la visita di Natsuki. Continuo a ripetermi che non c'è ragione di essere nervoso, ma non mi è molto d'aiuto. Chissà se si comporterà in modo diverso da quando saremo da soli. Nel frattempo mi ha inviato un mucchio di messaggi. Ci stiamo inviando dei messaggi a vicenda dopo esserci scambiati i numeri per controllare che fossero corretti, ma poi hanno finito per trasformarsi in una conversazione. In chat sembra quasi che abbia una personalità diversa, usa tantissime emoji e sticker carini, ma Natsuki a parte... Non sento Sayori da quando l'altro giorno è andata via dal club prima del solito. Dentro di me sono un po' preoccupato. Tra quello che ha detto Sayori e quello che ha detto Monica, è davvero il caso che io metta da parte i sentimenti di Sayori proprio quando potrebbe aver bisogno di me? E questo tipo io non lo riesco a capire, veramente. Non ha appena detto, noi non proviamo quel tipo di sentimenti, ma appena detto, devo mettere da parte i miei sentimenti per Sayori? Cosa c'è che non va in questo tipo? Decido di far visita a Sayori prima che Natsuki venga da me. Una volta raggiunta la casa di Sayori, busso alla porta prima di entrare. Giocavamo insieme così spesso che ormai è diventata un'abitudine entrare in casa l'uno dell'altro come se fossimo di famiglia. La casa è silenziosa. Al primo piano Sayori non c'è, quindi suppongo che sia in camera sua. È già strano da parte mia che non corra di sotto a salutarmi. Da parte sua. Mi dirigo verso la sua stanza, dove finalmente la trovo. Sayori? Ciao, Jaco. Mi siedo. Sayori forza un sorriso, ma è evidente che si comporta in modo diverso dal solito. Restiamo in silenzio per un minuto. È da tanto che non venivi da me, vero? Ah, credo tu abbia ragione. È passato tanto tempo, ma non è cambiato poi molto, no? La stanza di Sayori è disordinata, come sempre. Riconosco anche gli stessi peluche e i poster attaccati al muro ormai da anni. Se tu venissi più spesso, non ci sarebbe un simile casino. Perché finisco sempre per sistemare la tua stanza al posto tuo? Come mai sei venuto così all'improvviso? Non dovevi vederti con Natsuki oggi? Sì, ma... Aspetta, e tu come lo sai? Quando l'abbiamo deciso, Sayori era già andata via. Me l'ha detto Monica. È normale che mi tenga informata sui preparativi del festival, no? Ah, è vero. Ma che mi dici di te? Oggi non avresti dovuto aiutare Monica? Certo, ma mi limita ad aiutarla online. Non avevamo in programma di incontrarci. Ah, quindi siamo solo io e Natsuki a vederci dal vivo. Già. Tra noi cala di nuovo il silenzio. Sayori fissa il vuoto in una direzione a caso. Oggi si comporta in modo davvero insolito. Arrivo finalmente al punto. Volevo solo sapere come stavi. Dopo che venerdì te ne sei andata, se c'è qualcosa che non va, non puoi nascondermelo. Ti conosco fin troppo bene. Quindi, Sayori sorride scuotendo la testa. No, va bene così, Jaco. Eh? Perché le cose non possono restare come sono sempre state. È tutta colpa mia. Se non fossi stata così debole da svelare per sbaglio i miei sentimenti, se non avessi fatto quello stupido errore, ora non saresti affatto preoccupato per me. Non ha tutti i torti perché, in quanto il nostro personaggio sia stupido, io avrei scelto Sayori comunque, a parte il primo giorno in cui è stato un errore, però. Non saresti venuto qui. E in questo momento non staresti pensando a me. Ma questa non è altro che la mia punizione, vero? Sto ricevendo la mia punizione per essere stata così egoista. Quanto è tenera.
Penso che sia per questo motivo che il mondo ha deciso di farti venire qui oggi. Vuole soltanto torturarmi. Sayori. Afferro Sayori per le spalle. Perché queste scene non sono animate? Perché non c'è il disegno di lui che la prende per le spalle? Oh. Lo so che questi giochi puntano più all'immaginazione, a fartelo pensare, ma... Che diavolo stai dicendo? Ma ti senti? So che ti è successo qualcosa. Non ci sono altre spiegazioni. Quindi dimmelo, ti prego. Non mi sentirò tranquillo finché non lo saprò. Ah... Sayori mi rivolge un sorriso vuoto. Quanto vorrei che adesso si baciassero a questo punto. O almeno si abbracciassero. Mi hai messo proprio con le spalle al muro, Jaco. Però ti sbagli. Non mi è successo nulla. Sono sempre stata così. È solo che ora te ne accorgi per la prima volta. Accorgermi di cosa? Non ti seguo, Sayori. Vuoi proprio farmelo dire, vero, Jaco? Temo di non avere scelta questa volta. Il fatto è che soffro di depressione fin da quando ho memoria. Oh. Lo giuro seriamente, quel o che avete appena sentito è stato proprio uno spegnersi, è stato proprio un pulsante che mi ha spento. Lo sapevi? Perché pensi che faccia tardi a scuola ogni giorno? Perché la maggior parte delle volte non riesco nemmeno a trovare un motivo per alzarmi dal letto. Che motivo ho di fare qualsiasi cosa quando sono pienamente consapevole di quanto io sia inutile? Non riesco neanche a pensare nulla, proprio mi ha rattristato del tutto. Perché andare a scuola? Perché mangiare? Perché farmi degli amici? Perché far sì che gli altri spiegino le loro energie a prendersi cura di me? Ecco come mi sento. Ed ecco perché l'unica cosa che desidero è che tutti siano felici. Senza nessuno che si preoccupi per me. Sono scioccato, anch'io. Non so neanche come rispondere. Com'è possibile che Sayori me l'abbia nascosto per tutto questo tempo? Desiderava davvero così tanto che non pensassi a lei. Perché Sayori? Eh? Perché non me l'hai mai detto? Mi sembra quasi di essere stato tradito come amico. Perché se l'avessi saputo avrei fatto qualsiasi cosa per sostenerti. Anche se non c'è granché che io possa fare. Mi sarei sforzato un po' di più per rendere migliori le tue giornate. Perché sono tuo amico. Tutto quello che dovevi fare era dirmelo. Non capisci nulla, Jaco. Perché pensi che non te l'abbia detto? Perché se te l'avessi detto avresti sprecato il tuo tempo a prenderti cura di me invece che fare cose più importanti. Tipo restare in casa chiuso a fare nulla? Non voglio che qualcuno badi a me. Provo sentimenti contrastanti quando le persone provano a interessarsi a me. A volte è bello, ma allo stesso tempo mi sento come se qualcuno mi colpisse in testa con una mazza. Ecco perché ci temo così tanto che tu facessi amicizia con le altre. Aiutare gli altri ad essere felici assieme è la migliore cosa per me. Ma poi ho scoperto anche un'altra cosa. Vederti fare amicizia con le ragazze del club e avvicinarti a loro mi faceva sentire come se una lancia mi trapassasse il cuore. Ma se ci stavo provando con te, Sayori? Lo so che ho sbagliato a provarci la prima volta con Yuri. Porca miseria, quella volta perché ho sbagliato. Quindi ecco il perché. Ecco perché ho capito che il mondo desidera solo torturarmi. Qualsiasi strada io scelga non conduce ad altro che il dolore. Hai ragione, non capisco. Non capisco affatto i tuoi sentimenti, Sayori. Buttala sul letto e baciala, santo Dio! Ma non ho bisogno di capire. Qualsiasi cosa io possa fare per aiutarti a non soffrire più, la farò. No, Jaco. Non c'è nulla che tu possa fare. Proprio nulla. L'unica cosa che avrebbe potuto aiutarmi era far sì che tutto restasse come sempre stato. Ma sono stata egoista. Alla fine ti ho mostrato che persona orribile sono. Delle lacrime scorrono giù dal viso di Sayori. Ti ho spinto ad unirti al club di letteratura perché sono egoista.
E per punizione ho provato un dolore al cuore che non riuscivo a comprendere. E adesso sei venuto qui perché ho fatto del male anche a te. Non sono altro che una debole ed egoista. Ecco cosa sono. E per questo motivo accetterò questa punizione. Perché le merito tutte, fino all'ultima. Senza pensarci, afferro ancora una volta le spalle di Sayori. Ma questa volta le avvolgo in un forte abbraccio. Ah, Geko. Sayori, perché non c'è il disegno? Cosa ci voleva fare il disegno di un abbraccio, santo cielo? Certo, ci vorrà il suo tempo, però... Sayori, non mi importa se pensi di essere egoista. Sono davvero felice che tu mi abbia coinvolto a entrare nel club. Vederti ogni giorno mi ripaga pienamente. Fare amicizia con le altre è soltanto un bonus. Ma ti prego, non sottovalutare mai quanto io tenga a te. Non potrebbe essere altrimenti. Geko, Sayori non mi sta abbracciando. A differenza delle mie braccia, che la stringono, quelle di Sayori restano lungo i suoi fianchi. Perché sa che se lo facesse, si renderebbe di nuovo vulnerabile. La sento iniziare a piangere. No, non farmi questo. Ti prego, non farlo. Geko, io... Sayori riesce a malapena a parlare tra un singhiozzo e l'altro. Perché non l'hanno disegnata? Perché non è animata questa scena qua? Quanto le odio queste cose. Non so se sto facendo la cosa giusta. Oddio, adesso la bacia. Santo cielo, adesso la bacia. Ti prego, fallo. Tutto ciò che voglio è che sappia quanto io ci tenga a lei. Se hai il coraggio di chiamarti egoista, allora lascia che lo sia anch'io. Costi quel che costi, capirò cos'è che deve cambiare. Farò sparire queste sensazioni. E se c'è... Porca! E se qualsiasi cosa che vuoi che io faccia, allora farei meglio parlarmene. Sono agitato, è bellissimo adesso. Se non lo farai, mi arrabbio. Io non lo so. Non lo so. Non lo so. Con delicatezza, Sayori ricambia finalmente il mio abbraccio. Non so nulla. È tutto così spaventoso. Non capisco. Ho affatto i miei sentimenti, Geko. L'unico momento in cui provo qualcosa è quando provo dolore. Ma i tuoi abbracci sono così caldi. Ed anche questo mi fa davvero paura. Come fai a non innamorarti di un personaggio così? Sayori mi lascia andare. Io la lascio andare a mia volta. Il festival è domani. Già. Ci divertiremo, vero? Già. Che ne diresti se la passassimo assieme? È quello che voglio, lo prometto. Penso che sarebbe bello allora. Già. Sayori si asciuga le lacrime dagli occhi. Se solo potessi passare tutto il giorno qui, lo farei. Fra tutti, proprio questo doveva essere il giorno in cui ho altri impegni. Forse dovrei cancellare. No, non farlo. Ti prego, no. Se lo facessi, non ti perdonerei. Dico sul serio. Ma tra poco Natsuki verrà a casa mia. Ah no, ero io. Che ne diresti di venire con me a darci una mano? Sarebbe divertente. Con mia grande sorpresa, Sayori scuote la testa. E beh, ovvio. Mi dispiace. Non so se sarebbe una buona idea. Lo capisci, no? Ah... È un po' difficile per me capirti del tutto, ma farò del mio meglio. Va bene, non ti preoccupare troppo per me. Ci vediamo domani, ok? D'accordo, non vedo l'ora. Saluto Sayori ed esco da casa sua. Io direi di fermarci qua, con questa musica veramente triste. Quindi signori, vi ringrazio per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.